Amici sportivi, amici scommettitori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, pronostici Serie A, giornata numero 25. Settimana scorsa, un po' di risultati indovinati, un po' di risultati sbagliati, però ragazzi, Serie A in questo momento molto difficile, molto equilibrata, soprattutto per quanto riguarda la zona europea, ma anche per quanto riguarda la zona salvezza, con la Cremonese che ha trovato la sua prima vittoria in campionato e in questo momento spera ancora di poter raggiungere il Verona, distante solamente 8 punti, con un bel po' di partite da giocare. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e poi seguitemi anche sugli altri social, Instagram e TikTok. Adesso prendete carta e penna perché sto per iniziare. Ragazzi, si inizia subito con la partita bomba della settimana, della giornata. Napoli-Lazio. Questo, ragazzi, è un Napoli che non conosce battute d'arresto, non ne ha mai conosciuti in questo campionato. Vi dico la verità, nelle mie schedine faccio fatica a inserire il Napoli perché penso, beh, prima o poi ci sarà un arresto, un rallentamento, farà un pareggio, una sconfitta. Ragazzi, niente, niente, niente. Il Napoli non conosce altre cose diverse dai tre punti, cioè sta vincendo sempre. Gioca contro una Lazio che ha vinto la sua ultima partita, ma che in questo campionato si è dimostrata molto altalenante. Sarà sicuramente una Lazio combattiva, perché in questo momento si trova al quarto posto, un punto sopra la Roma, e quindi non sarà proprio facile per il Napoli di Spalletti vincere questa partita. La quota comunque mi sembra molto buona, e quindi ragazzi, vediamo. Adesso dico uno e magari fai il passo falso, però ci sta l'1 a 1,60, ce lo giochiamo, va bene? Quindi 1, quota 1,60. Passiamo alle partite di sabato, ce ne sono 3. Ovviamente il campionato, come sempre, è scaglionato in 3-4 giorni, ormai non c'è più la domenica di una volta, ma comunque Monza-Empoli è la prima partita del sabato, un Empoli che non vince da 4 partite e un Monza che invece non vince da 2, ha perso abbastanza pesantemente 3-0 con la Salernitana nel Monza, però potrebbe anche essere un piccolo bagno di umiltà, tra virgolette, non me ne vogliono i tifosi del Monza, nel senso che dopo tante vittorie, magari inciampare in maniera così pesante può far ritrovare la concentrazione giusta ai calciatori che sognano il decimo posto, anche qualcosa in più, però prima bisogna arrivare alla salvezza, quindi lo sanno. Giocano in casa non è che stiano facendo benissimo, però un 1x secondo me è un bel risultato, quota 1,30 e quindi vi metto 1x. Atalanta-Udinese, allora un Atalanta che ha fatto una vittoria nelle ultime 5, mentre l'Udinese non vince addirittura da 5 partite, e oltre se non mi sbaglio. Un Udinese che, come dico ormai in tutti i video, aveva cominciato bene il campionato per poi conoscere una flessione che ancora non ha trovato una vera fine, non credo che vedremo di nuovo l'Udinese d'inizio campionato. L'Atalanta che insegue un posto in Champions League, in questo momento è sesta con 41 punti, un po' dietro rispetto alle altre, ha necessità di vincere e quindi ragazzi vi metto l'1, quota 1,65. Fiorentina-Milan, allora un buon Milan che ha ritrovato la vittoria nelle ultime partite col Tottenham, poi con l'Atalanta 2-0, ha ritrovato Magnani in porta, ha ritrovato Ibrahimovic, quindi giocatori fondamentali per questa fase della stagione. È pur vero che poi ci sarà il ritorno a Londra dopo questa partita, quindi secondo me Pioli dovrà stare attento a non far perdere la sua squadra, allo stesso modo far turnover, perché poi andare a Londra un po' affaticati, insomma, non sarebbe la miglior cosa per i rossoneri. Credo che poi il Milan qua potrebbe anche vincere, ma forse un gol lo potrebbe prendere, quindi vi dico multigol 1-3 casa. Quota 1,30, oppure possiamo mettere anche gol, che è una quota un po' più alta, siamo sull'1,70. Passiamo alle partite di domenica. Spezia-Verona, partita fondamentale per la salvezza. Spezia 20 punti, Verona 17. E ragazzi, qua sarà una partita molto molto tesa. Secondo la mia esperienza, quando la posta in gioco è molto alta, i gol poi non sono così tanti, ecco, perché la prima che segna poi potrebbe avere anche maggiori probabilità di vincere e quindi insomma l'altra poi sarebbe un po' più spacciata. Comunque ragazzi vi dico, under 2,5, la quota è 1,65, quindi credo che magari 1-1, 1-0, 2-0, ecco, potrebbe starci. Poi il calcio si sa, è strano,
e quindi tutti i pronostici possono essere ribaltati. Però questo è il mio pensiero e ve l'ho voluto spiegare in questa maniera. Sampdoria-Salernitana. Allora, la Salernitana che finalmente ha ritrovato la vittoria, 3-0, con Paolo Sousa probabilmente potrà fare meglio dell'ultimo periodo vissuto con Nicola. Incontrare la Sampdoria in questo momento, che è ultima in classifica, diciamolo, dopo la sconfitta di domenica si è ritrovata ultima, brutto per una squadra come la Sampdoria, onestamente, e per i suoi tifosi, però così è il calcio, quindi se non vinci vai a finire così. La Sampdoria comunque ha parecchie difficoltà a segnare, la Salernitana poi gioca fuori casa, quindi non sarà neanche così facile che faccia 2, 3, 4 gol come ha fatto col Monza. Quindi secondo me qua siamo sull'under 3,5, la quota non è altissima, ma è la soluzione migliore per quanto mi riguarda in questa partita, quota 1,25. Inter-Lecce, Inter che deve vincere dopo la sconfitta di Bologna, torna a San Siro con Lecce che, attenzione, Lecce è una squadra di tutto rispetto che sta facendo un grandissimo campionato, però l'Inter deve vincere, punto e basta. Quindi 1, quota 1,35. Roma-Juventus, altra partita molto interessante della giornata che potrà determinare le sorti soprattutto della Juventus, perché vincendo a Roma potrebbe rientrare prepotentemente nel discorso Champions League. Adesso non è, sarebbe ancora lontana, però ci può, ce la può fare. Arriva ad un derby vinto 4-2, non senza fatica, arriva da una bella vittoria anche in Europa League, e quindi una buona Juve che sta avendo facilità nel segnare, sta ritrovando tutti i suoi giocatori migliori, una Roma un po' nervosa nell'ultimo turno che arriva dalla sconfitta con la Cremonese, dovrà cercare di vincere questa partita proprio per il discorso opposto, mantenere lontani i bianconeri e continuare a lottare per un posto in Champions League. Quindi qua secondo me, ragazzi, ci sarà una partita accesa, ci saranno dei gol, soprattutto perché la Juventus dovrà spingere, quindi vi dico gol quota 2, bellissima quota. Lunedì, Sassuolo-Cremonese, multigol 2-4 totale, ci può stare, perché la Cremonese dopo aver trovato questa vittoria e aver lasciato l'ultimo posto si trova a 8 punti dalla salvezza, e quindi perché no, ragazzi, perché no? Ci proverà secondo me la Cremonese, giocherà contro un Sassuolo che gol bene o male lo fa sempre, quindi vi dico multigol 2-4 totale, quota 1,50. Torino-Bologna. Allora, visto che le due squadre non segnano molto, ma in questo periodo comunque, guarda, il Torino nel derby comunque ci ha provato, è andato in vantaggio due volte, poi ha perso, vabbè, si sa, non è mai un derby equilibrato quello di Torino, è il Bologna che ha battuto l'Inter. Quindi vi dico che secondo me qua ci potrebbe stare un gol, vedo anche un 2-1, ecco, un 2-2, un 2-1, 2-2, così la vedo questa partita. Il gol anche qui è quota 2 e quindi, ragazzi, ottima quota da giocare. Ecco, non vi ho detto, si vincono sempre 20 euro, anche questa giornata, non ve l'ho detta all'inizio, però si vincono, quindi basterà indovinare i risultati di Spezia-Verona, Sampdoria-Salernitana, Inter-Lecce, Roma-Juve e Sassuolo-Cremonese, quindi ragazzi, 5 partite per vincere 20 euro. Abbiamo finito, mi raccomando, importantissimo, importantissimo per le vostre schedine, giocate solo quello che vi potete permettere e massimo 3 partite per schedina. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto il video, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e seguirmi su tutti gli altri social, Instagram e TikTok. Vi auguro una montagna di fortuna e un grande saluto dal vostro Fantabet. Ciao!